dall'altra parte la capitale Milan-Udinese 4-2, le mie tre verità: il Milan vince per la solita stupenda organizzazione di gioco, gli strappi di Hernandez e gli aiuti avversari. L'Udinese è la brutta copia dello scorso anno, troppo pesanti le assenze di Molina, Udoge e Pablo Marì, tanti dubbi sul rigore concesso, a mio avviso, ma il Milan questa giornata ha vinto più per demeriti avversari che per meriti propri. Posso capire Masina abbastanza sfortunato, ma voglio ancora capire Pereira cosa voleva fare esattamente. Ma allora, gli errori li ha fatti l'Udinese, li ha fatti anche il Milan, perché i due gol dell'Udinese sono due disattenzioni che non siamo abituati a vedere in casa rossonera, ma è tutto nel solco di quello che dicevo all'inizio, cioè sono squadre in fase di rodaggio, il fatto che ci siano problemi un po' ovunque in fase difensiva non mi sorprende. Non siamo abituati a vedere il Milan che commette degli errori, perché da gennaio praticamente aveva preso solo due gol in campionato, quindi insomma ne ha presi due nella stessa partita, figurati. Però il Milan è venuto fuori alla distanza con una serenità e una consapevolezza che sono dettate dal fatto di aver vinto lo scudetto e dal fatto che in questo momento Pioli riesce a trasmettere a tutti i suoi giocatori certezze, e quindi il Milan ha meritato secondo me i suoi tre punti contro un Udinese che è stata brutta, non bruttissima, perché comunque sia, sai, sei alla prima a San Siro con uno stadio strapieno, 70.000 spettatori, entusiasmo, certo, ci sta anche tu possa un po' crollare rispetto alle tue certezze, però per me l'Udinese non è una squadra così mal costruita. Io penso che in realtà poi con ancora due settimane di mercato e i soliti giri tra proprietà di Pozzo, l'Udinese possa fare ancora qualcosa di importante. È vero che senza Udogi, senza Molina, questa è una squadra molto diversa, però ripeto, non mi aspettavo nulla di diverso. Sul Milan continuo a pensare che la cosa in più che ha fatto il Milan quest'estate sia stata aggiungere consapevolezza, oltre che un paio di giocatori importanti. Pensi che ancora non sia completa questa squadra, giusto? A tuo avviso il Milan gli manca ancora? No, per me per te il Milan è a posto, ha bisogno probabilmente di un centrocampista in più, ma con quelli che ha già va più che bene. Certo, sostituire Chessie non è semplice, perché è un giocatore che probabilmente non ha fatto benissimo, non è stato decisivo come due anni fa nell'ultima stagione, ma tutti gli allenatori che hanno allenato negli ultimi anni il Milan lo hanno messo al centro dello schema, del progetto, e quindi trovare un giocatore all'altezza non è semplice, ma nel frattempo il Milan fa con quelli che ha, che sono tanti e bravi, e poi serve un difensore a complemento, quindi io penso che con un difensore e un centrocampista il Milan sia a posto. Ultima domanda per te: qual è la squadra della prima giornata di Serie A che ti ha stupito? Napoli, perché non mi immaginavo che con tutto quello che è successo quest'estate, con mezza squadra in uscita, tanti nuovi acquisti, tante polemiche, anche un po' di fastidio, di rabbia, di malcontento dei tifosi nei confronti della proprietà, potessimo assistere a una prima così brillante del Napoli, che ha fatto vedere veramente un bel calcio. Ho visto un paio di giocatori veramente già a livello e in ottima forma. Il georgiano mi è piaciuto, non ti dico il nome perché faccio fatica sempre a pronunciarlo, Caravelia. E io credo che in realtà si debba cominciare a ragionare sul fatto che Spalletti, che noi troppo spesso snobbiamo, sia veramente bravo a fare il suo calcio. E quindi il Napoli, se fino a due settimane fa lo davamo tutti come quinta, sesta forza perché aveva perso questo e quell'altro, io credo che in realtà possa stare ancora nelle prime quattro, cioè possa combattere per le prime quattro posizioni. Mi è piaciuto proprio tanto. Ringraziamo immensamente per essere stato qui con noi Fabrizio Biasin, anche quest'oggi in ferie e in vacanza, con una connessione d'emergenza, con una videocamera d'emergenza, ma lui ugualmente c'è sempre. Rafa, sempre a tua disposizione, non ci mancherebbe. Sei fantastico, davvero. Ancora grazie mille. Farai
giorno mi farai visitare la tua mansarda. Sì, perché ho capito che ti piace. E questa è una cosa che apprezzo tantissimo, perché so che sei una persona di gran gusto. Ti auguro serene e felici vacanze. Ogni tanto guardo le tue storie, è davvero un po' di invidia, però io ho già dato. Quindi adesso tocca a te. Ci vediamo prossima settimana con calma. Sei bianco, lo so. Io sono ancora bianco. Devo step by step. Ma ci abbiamo tempo. Un abbraccio, Rafa, grazie. A prossima settimana, abbraccione. Ciao caro. Ciao, grazie. Ciao ancora.